problematiche con i miei compagni, quindi tocchi un tema, devo dire la verità, ancora forse un po' crudo per la nostra cultura, nel senso che difficilmente ancora riesce a penetrare, no? nel sentire quotidiano, nel leggere quotidiano. Quindi ti auguro buona fortuna per questo libro. C'è qualcosa che fa... Ti auguro buona fortuna, ma vado a recuperare solo. Ti auguro buona fortuna per questo libro e per le tue tante opere che iniziate a fare. E buona fortuna anche a lei, dottore Marchese, perché ha un compito molto importante, uno dei migliori editori che abbiamo in Calabria. Tra l'altro ho visto molti libri che lei ha scommesso su tanti libri, quindi anche questo coraggio, anche questa grande capacità imprenditoriale le deve. Dobbiamo essere grati da questo punto di vista. Quindi vi auguro le migliori fortune. Quindi siamo impazienti di ascoltare soprattutto lei, ma anche l'autore. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Benvenuti a Emilio Di Marti, quanto anche se che sia stata nella nostra spedizione della rassegna Antichimistieri. Per noi, come diceva il sindaco, è un piacere avere qui e dedicare dei momenti di questa tipologia, in quanto gli antichimistieri appunto si possono distinguere appunto per quanto riguarda le varie attività che raccolgono in sé proprio dell'organizzazione. Abbiamo dei momenti proprio dedicati. Per me è un onore avere qui stasera e questo è una tematica così delicata e importante. Adesso non ho ancora letto il libro, per ovvie ragioni, però credo che sia una tematica molto delicata, molto importante. Infatti, oggi come oggi, ancora come diceva il sindaco, sono delle tematiche in cui siamo un po' dietro ad affrontare alcune regioni, anche perché molte volte forse al di là dei, diciamo, degli svariati motivi per cui capitano questi episodi all'interno dei comunitari, molte volte l'uomo è penalizzato nella gestione e nella, anche negli affidamenti dei figli. Però è una cosa molto bella che ho visto, che ho letto nei vari articoli che ho visto un po' su internet, cavolo che ho mangiato qualcosina. C'è una persona che dice che uno quando diventa padre il suo cuore continua a battere verso un'altra persona, e quindi la cosa più bella è questa, che al di là dell'aspetto legale, al di là delle varie vicissitudini che possono coinvolgere in quel determinato contesto quell'uomo, credo che il figlio non sarà mai negato, al di là degli aspetti legali, degli affidamenti e quant'altro. Credo che avere un figlio delle certezze, delle pochissime certezze della vita che non verrà mai a mancare, quindi questo al di là di tutto deve essere d'aiuto per le persone che appunto purtroppo si trovano ad affrontare queste problematiche, perché poi fondamentalmente al di là degli aspetti sono delle vicissitudini particolari dove vanno a penalizzare sia una parte che dall'altra, e quelli che molte volte ne soffrono di più e quelli che ne riportano sicuramente delle conseguenze negative anche nella propria vita futura, perché poi sono dei traumi che probabilmente uno riporterà sempre nel corso della vita, al di là poi degli aspetti che comunque ogni situazione possa essere, perché poi comunque così non sono mai sovrapponibili tra un'esperienza e l'altra. Quindi la serata sicuramente offrirà un arricchimento culturale che avrò il piacere di ascoltare. Ringrazio il pubblico presente e voglio leggere il libro, perché comunque sono degli aspetti che nella vita possono sempre essere utili, quindi non è mai troppo quando si arricchisce culturalmente una domanda, una regolazione così, soprattutto di vita. Quindi grazie ancora, buona serata a tutti e buon proseguimento della vita. Grazie Presidente. Io sono un po' estimatore da Emilio, ti ho seguito però spesso la tua vita da giornalista, sicuramente molti di voi sanno, io un uomo coraggioso, un uomo che affronta gli argomenti della vita con una sincerità, non hai una paura a dire il vero.
vengono dalla nostra è un lusso poter dire sempre quello che si pensa, poter evidenziare la verità delle cose senza avere un timore di quello che può succedere, di dare fastidio a qualcuno. Nel corso degli anni ho sempre pensato questo può essere prima giornalista, adesso scrittore, e più se avete seguito sul corpo, qualsiasi cosa tu scrivevi, su che è un male, su l'altro, che non è, non ha, diciamo. Verso la scrittura pura. Sì. Questi 8 libri, spero sia ancora l'inizio di una serie lunga. Ora vi dico subito, qual è stata la necessità di affrontare questo argomento che tratta il libro di cui ci studiamo? È una, quindi parte da una situazione autobiografica, o comunque Domenico Scarpa è qualcuno che non riguarda, non riguarda la persona. Il libro, il protagonista è Domenico Scarpa, veramente non è importante, è una pura fantasia, anche se è veramente sperato una storia vera. Non è autobiografico, non riguarda la mia storia personale, anche se pure io sono separato. Tuttavia la mia esperienza personale mi ha aiutato molto ad affrontare tutto quel sottoposto spirituale che accompagna il protagonista dell'inizio alla fine. Tenevo subito a dire che mi fa piacere che siano dei ragazzi, dei giovani, perché volevo dire loro che a un certo punto la mia quando si innamora, se ne chiede, quando si fidanza per prima volta, sembra tutto bello, un settore. Così è capitato anche per questa. Poi, quando si diventa genitori, si cambia, si diventa un'altra persona, si può migliorare o peggiorare. Ecco, il miglioramento e il peggioramento dipende da quello che uno si porta appresso. Se uno si porta appresso un bagaglio spirituale, morale, forte e consistente, migliora. Altrimenti peggiora. Basta poco veramente per perdere la calma, per perdere la lucidità. Basta poco. Quindi anche un appello, perché non tanto per individuare le persone giuste con cui affrontare il corso della vita, quanto nel trovare il modo di reagire ai fulmini, perché a volte ci sono i fulmini, quando arrivano non avvisano e quando arrivano non avvisano. Quindi uno come reagisce al fulmine? Reagisce non perché lo ha studiato, lo ha letto da qualche parte, dipende da quello che si porta dietro, dal bagaglio che c'è. Il protagonista riesce a superare 10 anni di sofferenza, 10 anni di udienze per avere l'affidamento del figlio, in quanto su di lui pendevano 2 denunce, una visibile e una invisibile. Quella visibile era per maltrattamento a parte dell'ex compagno, quella invisibile perché la famiglia non faceva parte di un tribunale di Ndrangheta a Meserene, per cui è invisibile perché tutti la ditavano come mafioso, quindi essendo mafioso non poteva non aver fatto le violenze di cui la moglie era accusata, e non la moglie di cui era convivente, in realtà la mamma di suo figlio. Per cui a quel punto che fai? Sei da solo contro tutti? No, non completamente contro tutti, perché tua madre, tuo padre magari ti appoggia, ti danno una mano, ti danno supporto, però comunque il supporto che ti danno i tuoi familiari è sempre poco. Basta mai, non ti copre mai completamente, non ti protegge mai completamente. Ciò che ti protegge è quello che tu sei veramente, quello che tu sei. Quindi la scoperta di se stessi, no? La conoscenza di se stessi, no? È una conoscenza che non bisogna mai appenderla al chiodo, bisogna sempre che vada avanti, perché se noi scaviamo dentro noi stessi, troviamo sicuramente le risposte che ci permettono di acquisire un'identità propria. E
non sto piazzando, oppure da qualche malessere, da qualche mostro che a un certo punto si presenta davanti. Perché quando ci sono problemi nella vita dobbiamo fare i conti con il fatto che il fulmine non scompare, continua a manifestare tutta la sua negatività, no? E personalizzandosi in un mostro che tu ti porti sulle spalle. Quindi come fai a svincolarti da questa presa che sembra una presa infernale? Basta pochissimo per passare dalla normalità, dall'apparente normalità a nulla, non ci vuole niente. Viviamo un'epoca in cui campeggia il femminicidio, questo non aiuta molto la diffusione di questo ricordo peccato. Tu come sai, io non mi occupo di cose, mi risolto. Io ho scritto della scala di 60, ricordi della centrale idroelettrica, cose veramente rarissime, scusami se mi permetto questa, quello da sessare con una squadra di Serie A e poi andare in Serie B, non è andare in Serie A, però quando io mi dilettavo tantissimo, perché a me piace vedere la realtà, sognare la realtà, quindi sognare che le cose buone possono essere ancora più buone, le cose negative identificarle, circoscriverle perché possano annullarsi. Si trova un ragazzo come tanti di noi, no? Vive nella nostra galassia, vive a Como, un quartiere inventato, un quartiere immaginifico di Lamezia Terme. In cui ci sono tutte quelle situazioni che noi conosciamo dalle nostre periferie, no? Con tutte le vicissitudini delle persone, con tutte le problematiche. E Domenico si trova dove affronta prima, intanto ha un fratello, come dicevi, quello che cognome associato alla famiglia di Targeta, e già dalle nostre parti evidenzia mentre cammini per strada, si è evidenziato un po' di problemi, anche se in realtà la tua famiglia ti ha insegnato dei principi morali importanti, quindi tu non sei quello, però per gli altri tu, siccome prendi quel cognome, ma sei quello per forza. Si trova quindi ad operare un secondo fratello, quello legato a questo rapporto questa donna che gli dà un figlio e l'accusa diciamo di essere un padre violento, no? Quindi si trova a doversi difendere da queste accuse che in Italia insomma è quasi impossibile difendersi, perché in un periodo di femminicidi c'è un po' un senso unico nel trattare questi argomenti sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista proprio legale, che è la cosa più importante. Adesso ti chiedo, secondo te, questo fatto che i nostri tribunali trattano queste situazioni non con una certa prudenza, con una certa imparzialità, ma già un papà, in questi casi è mezzo fregato, sappiamoci. Secondo te chi poi finirà, cioè c'è un trend che potrebbe cambiare oppure no? C'è ancora una relazione e gli ho detto più volte su questa tematica e lui dice che la normativa andrebbe cambiata perché non si referma anche di più famiglia che aveva 70 quando c'è l'età della madre, ora la famiglia si è allargata, insomma, quindi dovrebbe essere la legge dovrebbe essere aggiornata ai tempi odierni. Tuttavia io faccio una riflessione cioè dire che la nostra professione è figlia della seconda guerra mondiale, sì. Ed è figlia, è un figlio non so legittimo della seconda guerra mondiale, ma un figlio esemplare, bellissimo, cioè una costruzione stupenda, tuttavia adesso andrebbe aggiornato, però perché si aggiorni è necessario qualche evento rivoluzionario, perché altrimenti
considerato decennali, in quanto ogni partito politico, ogni fazione politica che va lì a governare ci tende da una parte a portare avanti alcune tematiche che si è previsto di portare avanti, dall'altra a curare i propri elettorati. Cioè, per cui il generale che scrive un libro sessista, omofobo, xenofobo, insomma, no? Perché cioè, si parla al suo pubblico di la maggior parte degli italiani, non pensa, non riflette, non è lì, manca la cultura di casa, quella cultura che ha permesso ai nostri partigiani di scrivere per la sua vita, ma anche per i ragazzi purtroppo adesso ancora la sociale ancora più critica, perché manca quella tradizione culturale e quel bagaglio spirituale e culturale, no? Che tu poi, qual è? La domanda è questa. Perché se noi facciamo affidamento sui nostri padri, non solo sul nostro padre biologico, sui nostri padri, allora possiamo permetterci il lusso di affrontare la vita con dignità e con consapevolezza e responsabilità. Ma se noi non ce l'abbiamo i nostri padri, no? A chi dobbiamo fare affidamento? Cioè noi non li conosciamo proprio i nostri padri. Non li conosciamo, perché la nostra cultura è una cultura ricchissima. Cioè c'è la Grecia, c'è Socrate, c'è la scuola di Francoforte che ha dato una grande svolta su come considerare l'ecologia, no? C'è tutta una cultura anche letteraria, però oggigiorno purtroppo sono pesanti, sono testi pesanti da leggere. Adesso c'è l'attenzione che è concentrata in una brevità, in un lasso di tempo brevissimo. Quella dei social, cioè adesso una volta mi è capitato di fare una piccola riflessione, e cioè dire che con il tempo il testo, la pagina su cui scrivere è cambiata. Una volta c'erano i bambini che erano lunghissimi, no? Erano lunghissimi parecchi metri, quindi uno scriveva da sinistra verso destra, oppure da destra verso sinistra. Per cui quando scriveva aveva in mente sia l'inizio di quello che stava scrivendo, sia la fine. E questo gli permetteva di fare un percorso su se stesso, su quello che doveva scrivere. Con il tempo, c'è proprio passare dei secoli, questa pagina si accorcia. Adesso ci limitiamo a leggere 130 caratteri e basta, poi ci scocciamo. Cioè, Dostoevskij, scritto per Carlo Magno, che sono, credo che siano mille pagine. Cioè, se tu non hai la possibilità di confrontarti con qualcosa, di scambiare dei pensieri, delle riflessioni, delle emozioni con quello che stai leggendo, come fai tu a essere figlio dei tuoi padri? Per cui al momento, quando siamo di fronte alle difficoltà, non sappiamo come reagire e reagiamo nel peggiore del mondo. Quindi io credo che la soluzione al mal di vivere sia la ricerca di noi stessi, grazie all'aiuto che ci possono dare e non si male, non solo la nostra famiglia, perché non importa la famiglia, i valori di cui andiamo fieri, neanche la famiglia, e se l'utilità non deve essere un alibi per non cercarli, dobbiamo comunque scoprirlo, perché la nostra tradizione è più bella. Può essere una specie di stuzzichino, no? Per resuscitare la curiosità. Per cui lo stesso sarà rivoluzionario, che dovrebbe accadere per cambiare la normativa, per esempio, cosa potrebbe accadere che il legislatore faccia uno. Terza guerra mondiale. Ci stiamo andando vicini. Però voglio dire, il gioco forse non è la. Il gioco non va, ma di questi tempi non è più praticabile una guerra mondiale, perché altrimenti la Terra scomparirebbe, non credo che ci sarà. Però sarà modificata, no? Una guerra mondiale modificata, di cui si potrà rendere coscienza solo dopo che sarà finita. Cioè, adesso stiamo già vivendo una guerra globale, di blocchi, di potenze, no?
non siamo, siccome siamo partecipi, non stiamo vivendo passivamente, non ne siamo consapevoli, lo saremo solo quando sarà finito. Lo stesso discorso si scrive perché non ci informiamo, voglio dire, quelle persone non si informano, ovviamente si informa solo con la fine, non basta. Non scendono in profondità, non si chiedono le motivazioni di certe situazioni. E per questo io dire, penso che sia invece più possibile una domanda, perché per chi domanda è probabilmente conveniente nel momento in cui il mondo sta cambiando velocemente, stanno cambiando i sistemi, le forze in campo, pesi e contropesi, e quindi solamente storicamente poi si risolvono con delle mondiali, cioè invitato, quindi storici. Davvero sul loro fiume, e non c'è una critica, cioè non si alza la voce, non si alza la voce di pace reale, no? Tranne forse il Papa che ogni tanto tira fuori il discorso della pace, ma i politici non prendono una posizione seria sulla pace, assolutamente no. Quindi dobbiamo anche rispetto, non sia così. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, che mi ha interessato molto, è l'appunto da Stefania. Però non l'ho capito fino in fondo, no? Diciamo che alla fine lei arriva a fare quello che fa, insomma, con questo bambino, e lo accusa di essere un padre violento, a Domenico gli viene tolta la possibilità di vedere il suo figlio, lei fa di tutto per non fargli vedere il figlio, anche qualsiasi cosa, lui vive tutta la giornata, no? Quindi Domenico ogni giorno fa di tutto per poter vedere questo bambino anche con i momenti, eccetera. Però per te è grave questi due personaggi, qual è il rapporto davvero tra queste due persone? Sì. Ti ringrazio moltissimo di questa domanda, perché c'è stato qualcuno che mi ha rilevato, diceva, la psicologia di Domenico è chiara, non parte quella davvero, non quella di Stefania, che sarebbe l'ex compagna, non c'è. Questo è stato anche uno dei motivi della revisione più forte del libro. Perché io ho provato, sai, io venendo dalla lettura classica, no? Mi è capitato spesso di leggere la complessità dei personaggi, di tutti i personaggi. Cioè tu leggi Dostoevskij, anche un bambino che viene scritto secondo me, no? E invece io ho dovuto, ahimè, a un certo punto determinare Stefani completamente. E un motivo c'è. Perché nel momento in cui le loro strade si separano, perché arriva il fulmine che li separa completamente, arriva la conflittualità, loro non si conoscono più, lei scompare. E quindi per evitare di dire fesserie, lo determinate completamente, perché per essere scientifico, per essere un giornalista corretto, avrei dovuto sentire pure lei. Però avrei dovuto scrivere un articolo di cronaca. Scrivendo un articolo di cronaca, avrei dovuto limitare la mia vita alla cronaca, invece libro diverso. Questo libro intende fare breccia nel cuore di lui per scoprire le ragioni che lo hanno portato a vivere 10 anni in inferno e a uscire da tutto l'inferno, pulito come l'uomo protagonista nelle ali della libertà. Quindi lei non esiste. E se ci facciamo caso, nel momento in cui una coppia vive una settimana d'amore, poi si lascia, a un certo punto lei rimane incinta e litiga, come è successo anche con questa, litiga nel senso che non si riconoscono più. Dagli spazi d'amore arrivano alle carte bollate dei tribunali, no? Allora, io ho pensato una cosa, diciamo, squarcia un po' il velo di quello che noi possiamo pensare dell'altro, cioè noi l'altro non lo conosciamo, cioè Stefania non c'è, c'è, però non si riesce a capire perché ha fatto in quel modo. C'è un capitolo che ho scritto più volte, non c'è qua, io devo investigare la psicologia di lei, però io dico, sarebbe stato comunque insufficiente. Quindi, quando succedono queste cose, ci dobbiamo rendere conto. Quando succede? Noi l'altro, in realtà, non l'abbiamo mai conosciuto. Quindi, non avendolo mai conosciuto,
deboli, nasce e lasci il punto interrogativo a tutti gli attori. Cioè a dire, il punto interrogativo, quel punto di interrogativo, devono rispondere a tutti gli attori nella loro vita. Diceva, ognuno per se stesso. Perché dargli la risposta da me sarebbe stata fuorviante. Qualsiasi risposta sarebbe stata incompleta e ingiusta nei confronti del protagonista. Perché non sappiamo realmente che cosa sia successo nella testa di questo bambino che a un certo punto lo denuncia, giustamente, per un maltrattamento, gli fa vivere la vita di una vita di 10 anni, di 10 anni, di un pronunciamento definitivo del giudice e soprattutto condanna lei stessa a una vita battagliera contro di lui. Ma per quale motivo? Cioè, è nato un figlio, è nato questa splendida creatura. Che cosa facciamo noi genitori, anche se ci siamo lasciati? Dobbiamo pensare a noi, ognuno a se stesso, e poi al figlio dopo. Che cosa dobbiamo fare? Io credo che in questo risposto, che prima bisogna pensare al proprio figlio, perché quando nasce noi, un pezzo di più cuore deve battere un altro. E per tutta la vita non finiremo mai di lungo. Questo si lega un po' ad alcune cose che abbiamo sentito prima, che sono
legate all'informazione. Una casa editrice generalmente pubblica libri. Che cos'è un libro se non l'antitesi, l'esatto opposto di quei 130 caratteri o di quei 30 secondi di una storia Instagram, TikTok, Facebook, eccetera, eccetera. È esattamente l'opposto. Nel libro c'è l'argomento e c'è l'approfondimento, che è quello di cui noi abbiamo bisogno come l'ossigeno al giorno d'oggi, sulle cose importanti. Poi i social non vanno assolutamente demonizzati, io li uso quasi tutti, mi divertono, peraltro ci sono tantissime cose, diciamo, divertenti. Alcune cose devono essere necessariamente premio, vanno bene come comunicazione, però abbiamo bisogno dell'approfondimento. Perché vedete, succedono tante cose nell'informazione, no? Vi raccontando un paio di cose su questo libro e su dirò una cosa sconda. Oggi naturalmente c'è una sovraesposizione, ma va bene, sui cosiddetti femminicidi. Faccio una premessa. L'unico numero accettabile per quanto concerne i femminicidi, la violenza di genere, la violenza sulle donne, l'unico numero accettabile è zero. Ok? Detto questo, però, dobbiamo anche fare i conti con i numeri. I numeri sono bellissimi, perché se sono giusti non mentono e, voglio dire, ci danno una buona direzione. I femminicidi dalla vicina d'arte a questa parte, grazie proprio a questa sovraesposizione, col fatto se ne parla sempre di più, per fortuna sono in lento e costante diminuzione. Forse l'anno scorso c'è stato un pareggio rispetto all'anno precedente, non si è registrata una diminuzione, però almeno nell'ultimo decennio il numero dei femminicidi sta diminuendo. Questo è un dato estremamente positivo nella sua drammaticità, perché, ripeto, l'unico numero accettabile è zero. Okay. Allora, quando noi apriamo un giornale, guardiamo la televisione, ascoltiamo dei servizi giornalistici, ci sembra invece di vivere costantemente una grande emergenza. Questo lo ritroviamo anche con i dati sulla criminalità, sulla violenza per le strade, la criminalità in genere, no? Che sia organizzata, che sia la criminalità, la cosiddetta microcriminalità. L'Italia è uno dei paesi più sicuri del mondo, questo ci dicono i dati. Cioè, in quasi tutte le parti d'Italia, a qualsiasi orario, dal giorno alla notte, si può uscire tranquillamente che si è al sicuro. Invece, seguendo un po' la corrente delle cronache giornalistiche quotidiane, sembra che noi viviamo in una situazione, voglio dire, permanente di emergenza e quasi di guerra. Ecco il motivo della casa editrice. Argomento? Approfondimento, perché soltanto con il libro tu hai la possibilità di approfondire e sviscerare un argomento fino in fondo, cosa che non ti dà la possibilità di farlo l'articolo sul quotidiano, perché naturalmente deve essere necessariamente breve, no? Il servizio giornalistico, perché anche lì ci sono dei tempi tiranni, il servizio sul telegiornale, ma anche in una stessa trasmissione di approfondimento, per quanto possa essere lunga, poi dopo deve essere sempre accorciata, perché altrimenti la famosa audience cala e di conseguenza quella trasmissione non dura, ecco, nelle puntate successive. Quindi il motivo della ragione fondata è questa. Questo libro in particolar modo io sono molto felice di averlo pubblicato, perché sono in memoria di un'esperienza personale assolutamente indiretta, no? Ho frequentato abbastanza assiduamente Milano per una decina d'anni. Ancora oggi, ora la frequento di meno, ancora oggi per Lamezia Terme da Milano Linate deve aspettare l'ultimo volo, è sempre quello. Ora 22, minimo alle ore 22, poi alle 22:30, tanto è per dire, quindi non è stato.
se voi andate all'aeroporto dell'Inata, ancora oggi, prima dei controlli di sicurezza, vedete che verso le 9 di sera, quella che non è una sala d'aspetto, che è un punto di passaggio, perché è prima dei controlli di sicurezza, si popola di una certa umanità, che sono dei distinte persone che si incominciano ad accomodare al medico, poi arrivi lì, magari anche di corsa, perché devi prendere l'aereo di ritorno per la mezza terra e ti domandi, ma questo è un po' sospetto, che mi sei venuto come sta per partire? Cioè, se la gente che deve partire, deve andare a fare i controlli e se deve ficcarsi dentro l'aeroporto per raggiungere il gate, per prendere il volo, e invece no. Ecco, quante sono persone senza tetto, però sono persone che la mattina vanno a lavorare, che percepiscono lo stipendio, ma con quello stipendio non ce la fanno. La maggior parte, una buona quota di queste persone sono proprio papà separati, che hanno perso naturalmente l'alloggio perché si sono separati, ma non hanno la forza economica di poter pagare l'affitto, e allora durante il giorno lavorano in città o nei paesi di Vittorio, poi prendono la metropolitana o l'autobus e passano la notte dentro la sala d'attesa dell'aeroporto di Linate, la mattina verso fra le 5 e le 6 usufruiscono dei servizi e poi dopo prendono di nuovo l'autobus o adesso la metropolitana e ritornano in città per andare a lavorare. Questo qui naturalmente è un dramma. È uno dei tanti drammi che la società odierna ha messo da parte, e quindi queste persone sono invisibili, fanno parte degli invisibili, ce ne sono anche tante altre di, tra virgolette, categorie di invisibili, questa è una di queste categorie. Chiudo parlando del mio autore, ma mi pregio di dire di amico, Emilio Grimaldi. Ci conosciamo da tantissimi anni, io lo dico sempre, per qualche volta faccio lo sforzo di ricordare, sto scordando che siamo conosciuti, cioè tu scrivevi su quotidiano, ma penso forse un po' prima quello che avevo un po' di anni. Di Emilio prima è stato detto che è un giornalista a cui piace la verità, e Emilio, vuol dire, per questa sua verità ha pagato e paga i suoi prezzi. Dire la verità, no? Soprattutto in un contesto come quello della presa, non è gratis. Che non è un costo, sì, può essere anche un costo in denaro, ma è un costo di dignità. Cioè, non è una bella cosa se ti fermi e vinci, giusto per capire. Questo è il costo, voglio dire, di dire la verità. Soprattutto in un contesto socio-economico dove ci sono tante cose che non vanno bene, però se tu vuoi raccontare le cose è indabile che devi andare a pestare i piedi nel senso buono, nel senso cattivo del termine, non a rompere le scatole in modo sterile e gratuito, ma necessariamente, cioè devi per forza pestare i piedi a qualcuno se vuoi raccontare la verità. Emilio poi nel suo percorso letterario ha imboccato questa vena, sempre animato appunto dall'inserimento della verità, racconta storie vere, o perlomeno romanzate, ma ispirate dalle storie vere, come questo libro. Ma oggi per esempio lì noi diamo oggi in omaggio, proprio vorrà prendersi una copia di Padre Padrini, un altro libro lo diamo proprio in omaggio, La Radical Chic, La Radical Shock, che è il primo che Emilio ha pubblicato con la casa editrice, che è ispirato, no, non è ispirato, è proprio la cronaca di una storia vera, parte della cannabis terapeutica e della disabilità, per esempio, e possiamo attraversare l'altro argomento, c'è cioè l'altro libro, che è una rosa per Teresina, che ho avuto il piacere di presentare in questa sala, proprio in questa sala, che racconta un'altra storia vera. E poi, vabbè, c'è anche un libro di Dio, che è molto autobiografico, filosofico, e vorrei dire un viaggio introspettivo, ma che cammina sempre in questa direzione, no? Raccontare le storie, far conoscere le storie e rendere giustizia, perché dalla Radical Chic alla Radical Shock
attraverso questo libro si rende giustizia alle difficoltà di una persona che è malata e che a causa del pregiudizio che c'è su una pianta non si può curare con quella pianta, parliamo della cannabis. Alla stessa maniera come questo libro Padre Padrini mette in evidenza i problemi della giustizia in Italia, che sono gravissimi. Lo vediamo in questa storia, perché dire che la giustizia per il protagonista del libro è arrivata dopo 10 anni, ma se la giustizia arriva dopo 10 anni ed è andata bene, perché spesso ne passano anche 12, 15, 20 e in alcuni casi anche di più, cioè se la giustizia arriva dopo 10 anni, mi dite che giustizia è? Perché dopo 10 anni è cambiato tutto, è cambiato la persona, cambia il mondo in 10 anni. Questi sono tutti quanti gli argomenti che mi hanno spinto ad aprire la casa editrice. Poi, se avessi potuto far soldi, l'avrei aperta a Bolzano. A Bolzano nel 2021, ultimi dati disponibili, io questo è un dato che ho piacere di dire sempre, l'80% delle persone al netto dell'attività curriculare, cioè al netto di quelli che sono obbligati a comprare un libro perché studiano oppure per un aggiornamento professionale, netto di quelli obbligati, l'80% delle persone hanno acquistato il libro. Questo è un dato estremamente positivo. Perché la prima 20% esattamente una cosa. Gli altri che vanno a esattamente. E la differenza. Purtroppo il fanalino di coda è la Calabria, 20% di apparimento con la Sicilia. Questo qui è un dato drammatico, ecco perché bisogna fare editoria e promozione dei libri della lettura qui in Calabria, perché è l'ultima cosa che voglio dire. Se sovrapponiamo i dati socio-economici tra la provincia autonoma di Bolzano e quelli che hanno preso i siciliani, cioè, è talmente evidente, cioè, dove c'è lettura, dove c'è approfondimento, c'è anche sviluppo, che non è soltanto sviluppo sociale, ma anche sviluppo economico, ed è l'ideale. Cioè, se questo ci fosse in questa nostra bella Calabria, perché purtroppo tante parti d'Italia non si possono, non possono vantare le bellezze naturalistiche calabresi, non che gli altri posti italiani siano brutti, ma oggettivamente a livello paesaggistico la Calabria ha una marcia in più. Se riuscissimo a risolvere anche questo problema dello sviluppo socio-economico, è una buona candidata per essere, tra virgolette, il paradiso terrestre, e forse non è un caso che la famosa maniera si sia sviluppata anche da questa parte. Straordinarità
sua scrittura è, non è facilmente visibile, se mi posso permettere, un po' come le foto belle. Le foto belle le foto artistiche, magari uno torna dietro molto, dice, non è bello, il colore, no? Il sole è venuto bene, i colori sono belli tutti. Perché sono di impatto. E però magari quella foto non è artistica, è semplicemente una cartolina. La foto artistica presenta dei dettagli, delle imperfezioni. Ciò che è veramente bello non è perfetto, è imperfetto, perché vedete la bellezza di una donna, no? La bellezza di una donna, secondo me, è, per capire la bellezza di una donna, cioè non basta, non è data dalla perfezione fisica o formata, ma la bellezza di una bambola, cioè a nessuno piace una bambola, a tutti piacciono. Potere della bellezza di una donna. E se voi ci fate caso, in tutte le donne c'è un minimo di imperfezione. Alle donne ancora più belle le conservano queste imperfezioni che permettono di trovare un senso all'armonia. Il tramonto in se stesso, per quanto bello, per quanto d'impatto, se non ha una piccola imperfezione, tipo il sole che c'è una striscia rossa che lo taglia in due, è una perfezione, cioè, eppure straordinariamente bello. Allo stesso modo, questa bellezza, no, che deriva dall'intuizione sensibile, dall'intuizione estetica, si può riscoprire anche leggendo un testo letterario, che sembra normale come tutti gli altri, forse non tutto, basta un punto per ricreare, così come basta una striscia rossa in mezzo al sole, che mi sta tramontando, basta un punto, basta una parola per avere un'idea globale del sole, un'immagine globale del sole. Allo stesso modo, basta un punto, basta una parola, all'interno comunque di un testo scritto bene, cioè, se non è scritto bene, se non è scritto ironicamente bene, cioè non ci sono risposte, no? E per fare un gesto di piacere, no? Per reagire con un gesto di piacere con un complemento intellettuale, dicendo quindi, scusami se mi sono dimenticato, per cui io ho scoperto questa cosa qui, vorrei portarla avanti, qui non vedo l'ora di portarla avanti, ma al momento, per ragioni superiori, ho dovuto metterla avanti, e lo farò quanto prima, perfetto, grazie. Se non avete domande, io chiuderei qua l'incontro con l'autore e l'editore. Ecco, forse c'è, lei signore vuole... Più che una domanda, sì? È una constatazione. Bene. Io sono Peter Pan, mi chiamano sui libri, e sono Francesco Paolo Lecco e vengo da Napoli. Ho conosciuto appena che da 4-5 giorni... Venga qua, signore. Questo signore a che mi ha dato un piacere. No, grazie, la mia voce è già abbastanza tenorinale, vero? Si sente il meglio del microfono. Ognuno di noi ha le sue pecche, io ho la pecca del microfono. E volevo dire che puramente l'ho conosciuto da poco e aver letto qualche cosa sul suo libro, perché non so manco com'è la copertina, se non lo vedo adesso. Grazie delle parole dell'editore, perché quando si scrive un libro siamo sempre vicini a qualcuno che dice: mi raccomando, non scrivere più di 150 pagine perché oggi non legge più nessuno, oppure stai attento perché ci sono queste case editrici che non sanno chi va su Amazon o via discorrendo. Scusi se la sto interpellando. Bene. Ho capito molto bene ciò che è stato detto e purtroppo è l'intelligenza artificiale che funziona adesso. Io ricordo
che giocavo con la pallina di pezza e le donne giocavano con la bambola fatta di pezzi anche loro. Ed era un godimento vedere che quando si aveva il pallone di gomma era una festa. Oggi il bambino che nasce, nasce sì con i pugni chiusi, perché vuole subito il cellulare, subito il giocattolo che magari io se lo vedo non riesco ancora a determinare. Allora chiudo qui perché volevo appunto fare un piacere di quello che è stato detto e per l'occasione faccio un omaggio con una mia poesia. Il dono del tempo. La vita è troppo breve per inviare un bacio, un abbraccio, un sorriso, una telefonata e continuare a vivere il rancore e l'odio. Mai dare per scontato il tempo. Vivi qui ed ora, ama, goditi pienamente ogni istante, perché esso non ritorna più. Quello che resta è solo il rimpianto di aver perso il momento opportuno. Vivi pienamente l'amore, segui le passioni, prova tutte le buone emozioni, non indugiare mai. Non avere incertezza, isterica, ma farti mai troppe domande, non fare troppe domande. Devi vivere bellamente ogni giorno. Sognare ogni giorno un mondo migliore, amare ogni persona giorno per giorno e per sempre senza limiti. Lascia che i pensieri positivi occupino la tua mente e da solo scoprirai le ricchezze che nessuna prepotenza umana potrà mai schiacciare. Ascolta nel silenzio il tuo cuore e lascia che ti parli e ti conduca nel tempo e nello spazio. Sul prendere le distanze da quello che circonda, come al solito.